adesso vogliamo valutare qual è il lavoro che compie una forza molto particolare, che è la forza peso. Come tutti sappiamo, la forza peso è una forza diretta verso il basso, sempre, che ha una espressione determinata dal prodotto della massa per l'accelerazione di gravità, che è un vettore. Allora, come la forza peso, anche G è un vettore rivolto verso il basso. Molto bene. Se questo succede, è allora importante capire quale potrebbe essere il lavoro. Vediamo i due casi. Il primo caso, anzi tre. Il primo caso, la forza peso uguale a M per G. È uno spostamento, vediamo di scriverlo con un colore sempre uguale, S. Vogliamo valutare il lavoro. Allora, è ovvio capire che sempre avremo la forza peso rivolta verso il basso e lo spostamento, nel primo caso, sarà verso l'alto. In questo caso, l'angolo tra le due tra i due vettori è ovviamente di 180 gradi. L'espressione del lavoro la conosciamo, è dato da forza per spostamento per il coseno dell'angolo compreso e quindi avremo sempre la forza per lo spostamento per meno 1, che è il valore numerico del coseno di 180 gradi, quindi avremo sempre un lavoro negativo. Dal punto di vista pratico, possiamo dire che il lavoro è negativo, ovvero facciamo sforzo. Quindi tutte le volte che dobbiamo alzare le cose, per noi è una perdita di energia, facciamo uno sforzo fisico. Questo è importante per ricordarci le cose. Nel caso numero 2, supponiamo di avere un lavoro che sempre compiuto da una forza peso di questo tipo. E questa volta però lo spostamento lo produciamo verso il basso. L'espressione del lavoro sarà L uguale forza peso per S per il coseno di 0 gradi, perché sono orientate tutte e due nello stesso modo. E allora che cosa facciamo? Facciamo una considerazione che è la seguente: il lavoro sarà sempre maggiore di 0 perché il coseno di 0 gradi vale 1, cioè tutte le volte che noi non facciamo sforzo, il lavoro è positivo. È il caso classico di una pallina da tennis che lasciamo andare verso il basso, il nostro sforzo è nullo. Il caso più interessante è il caso in cui il lavoro è compiuto da una forza peso che è sempre rivolta verso il basso. E lo spostamento è uno spostamento orizzontale. Quindi la forza peso di un oggetto, determinata ovviamente dalla sua massa, è uno spostamento orizzontale. Quale sarà l'angolo? L'angolo sarà di 90 gradi. E con un angolo di 90 gradi abbiamo che il lavoro è dato dalla forza per lo spostamento per il coseno di 90 gradi che vale 0. Quindi il lavoro è uguale a 0 joule, quindi né positivo né negativo. Effettivamente tra andare in alto e andare in basso c'è di mezzo andare in orizzontale,
Quindi tra il positivo e il negativo c'è di mezzo lo zero, cioè tutte le volte che noi spostiamo una cosa, la forza peso non compie lavoro. Quella che compie lavoro è la forza di spinta, magari muscolare, ma non c'è nessun contributo da parte della forza peso. Esercizio del vostro libro che contiene un po' tutto quello che abbiamo detto finora. Vediamo i dati di questo esercizio. Allora, il lavoro totale compiuto da un'automobile di massa, perché è in chilogrammi, 1620 kg, che viaggia in folle, quindi il motore non è attivo, questo deve essere importante, viaggia in folle per uno spazio di 25,0 metri, quindi tre cifre significative volutamente, lungo un pendio inclinato, quindi sarà il moto lungo un piano inclinato di 6 gradi, quindi alfa è uguale a 6 gradi. È il lavoro totale compiuto, che tiene conto di tutto, è uguale a 3,75 per 10 alla 4 joule. Ci viene richiesta di determinare l'intensità della forza dovuta all'aria, quindi una forza d'attrito, se vogliamo, una forza resistente che si opporrà al moto. Facciamo un breve disegno della situazione. Quindi abbiamo un piano inclinato, di 6 gradi, un'automobile al centro di questo piano. E ha una forza peso diretta come al solito verso il basso. Questa è la forza peso. Si sposta di 25 metri. E allora noi siamo abituati a scomporre la forza peso lungo un asse X e lungo un asse Y. Questo è il nostro asse Y e questo è il nostro asse X. Avremo quindi una forza lungo la X e una forza lungo la Y, che noi abbiamo spesso chiamato forza parallela e forza perpendicolare. Quindi la forza lungo la Y sarà una forza perpendicolare al piano. Possiamo indicarla così. E la forza lungo la X sarà una forza anche lei indicabile in questa maniera, magari parallela, sempre rispettando il più possibile la famosa regola del parallelogramma. Questo è importante. E allora, quella che muoverà, che compierà lavoro, è sempre la forza parallela allo spostamento. Poi abbiamo una forza molto particolare che è la forza di resistenza dell'aria, rivolta, chiamiamola FR, forza resistente, che ovviamente si oppone al moto dell'automobile. Per vedere quale sarà il lavoro della forza motrice, che è la forza peso in questo caso, perché il motore non funziona essendo una macchina in folle, il lavoro della forza motrice, cioè colei che muove l'automobile, sarà dato dalla forza parallela allo spostamento, che abbiamo chiamato F parallela X, per lo spostamento S. La forza parallela X è questa qua, che
che si trova di fronte all'angolo che abbiamo imparato a capire che anche lui di 6 gradi. Questo segmento qua è di fronte a quest'angolo qua, quindi sarà data da che cosa? Dalla forza peso, quindi massa per G, per il seno di alfa. Facciamo i calcoli, otteniamo che questa forza parallela è data da 1620 kg, che è la massa, per 9,81, che è la forza di gravità, l'accelerazione di gravità, per lo spostamento, che è di 25,0 metri. Questo calcolo porta a scrivere 4,15, perché scriviamo 3 cifre significative per 10 alla 4, joule. Fantastico. E allora il lavoro totale meno il lavoro motore ci dà il lavoro della forza resistente, perché effettivamente il lavoro totale noi lo definiamo come tutte le forze in gioco, quindi il lavoro motore più il lavoro della forza resistente, cioè la somma di tutti i lavori che vengono fatti. Quindi il lavoro resistente è dato dal lavoro totale, 3,75 per 10 alla 4 joule, meno il lavoro della forza motrice. E abbiamo detto essere 4,15 per 10 alla 4 joule. Otteniamo 4.000. Joule. Lo definiamo come la forza resistente per lo spostamento per il coseno che c'è, dell'angolo che c'è tra la forza resistente e lo spostamento, che è 1, perché l'angolo vale 0, essendo nel grafico lo spostamento e la forza resistente, anzi è meno 1 perché sarebbero 180 gradi. Quindi che cosa otteniamo? Cambia solo il segno, ma non è importante, che la forza resistente, eccola qua, è data dal lavoro della forza resistente diviso lo spostamento, quindi uguale, in valore assoluto, quindi non sto tenendo conto di questo meno 1, è uguale di 4.000 joule diviso 25 metri. Otteniamo una forza di 160 newton, che è in accordo con il risultato atteso a meno di 4.